Di Federico Zampaglione del Tiro Mancino. Tiro Mancino. E che cucina? Cucinando fegato di vitello alla romana. A quest'ora poi. Sì. Ma ci sta. Comodo. Senti, già sta lì. Senti come me. Senti come cucina. La consistenza del fegato mi piace quando è più tenero. Lo metto in un tegame con lo strutto ed ecco che. Che? Quando inizia a sfrigolare, incomincio a rosolare, aggiungo la cipolla già tagliata a metà. Mamma mia! E poi aggiungo ad allungare un po' di brodo vegetale e lo lascio cuocere per 5-6 minuti. E finalmente è il momento, verso dentro il fegato e lo faccio cuocere. Non ce la faccio. Quanto? Lo lascio a fiamma alta, controllalo, oppure si brucerà. Ah già, brucialo. Sarà pronto alla svelta in soli 5 minuti. Addirittura, cotto e mangiato. È molto facile la preparazione del fegato per me, fatto male. Come sempre metti sale e pepe quanto basta. Ma quanto? Si è fatto male. Come sempre, esatto. Si è tagliato il dito. Famissima. Bravo Federico. Stavolta si è fatto male. Bravo Zampaglione, bravo. Questa ricetta purtroppo a casa mia non si vedrà mai, perché io mangio tutto tranne il fegato. Il fegato proprio, anche l'odore. Confermo. Mamma mia. Confermo. Chi se ne frega dei gusti del Pippo. Ma scusa, Vabbè, ho capito. Inutilissimo per me. Ma perché? Radio 2.